Bellocchi di Fano posa della prima pietra e della pergamena per l'inizio dei lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di via Prima Strada. Ad allietare la mattinata sono state le voci degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell'Istituto Fabio Tombari e di un piccolo gruppo di bambini dell'asilo del quartiere. Un nuovo nido che ospiterà 3 sezioni scolastiche, quindi 45 bambini potranno veramente entrare all'interno di questo edificio con tutti i benefici da un punto di vista ambientale, da un punto di vista strutturale, ma anche di sostenibilità e accessibilità, perché questo edificio, all'interno di questo edificio verranno utilizzati dei materiali ecosostenibili con un impatto ambientale minimo, con un risparmio energetico importante, ma soprattutto anche con un'area verde vasta, visto e considerato che diciamo il perimetro è di 2.900 metri quadri. Un investimento che terrà questo quartiere in connessione sia con la parte vecchia ma anche con la parte nuova, garantendo un importante elemento che è quello proprio della sostenibilità ma anche della sicurezza dei bambini che lo potranno attraversare grazie a tutto un innesto di marciapiedi che appunto si intersecherà all'interno della struttura e di piste ciclabili. Questo è un grande risultato per tutta la città. La nuova struttura che sorgerà a fianco della scuola Tombari, oltre a contenere 3 nuove aule per 15 bambini ciascuno, sarà provvisto anche di una sala polivalente, uno spogliatoio, una lavanderia, una piccola cucina e un ufficio per i docenti. Oltre 2 milioni di euro di investimento, di cui più di 1 milione 800 mila euro sono stati ottenuti dai fondi PNRR dal Comune di Fano. Un investimento che consentirà di aprire 3 nuove sezioni, 45 posti, che insieme al nuovo polo 06 anni di Cucurano e al cantiere che contestualmente partirà in questi giorni del nuovo asilo nido di Vallato, consentirà di aumentare di 120 posti la capacità di accoglienza nei servizi 03 anni di questa città, con un aumento quindi del 40% della capacità di accoglienza dei servizi di nido. Un'esigenza perché questo servizio non era presente per quello che riguarda l'amministrazione, ma la nostra scelta è stata quella di investire in questi anni in nuove strutture, ma soprattutto dando la possibilità alle zone più periferiche. Infatti abbiamo investito nell'area, nella fascia della famiglia, quasi 15 milioni tra scuole elementari dell'infanzia e nido. Questa è una risposta perché la qualità della vita si misura nei luoghi dove viviamo ed è importante creare servizi e strutture, a cominciare dalle bambine e dai bambini e il loro percorso formativo, con nuove strutture adeguate e moderne che rispondono alle esigenze che viviamo in questo periodo, da quelle della sicurezza, da quella dell'accoglienza, da quella della strumentazione, da quella anche dell'attenzione verso l'ambiente.